Lacrime d'infamia. Donna, tu sei peggiore di una vipera. Un ospite d'eccezione, la principessa Liliana De Curtis, la figlia di Totò, tiene a battesimo a Barletta il nuovo libro di Matteo Bonadies dal titolo Io Donna, edito dalla Terza. L'evento culturale presso il cinema Opera con il pubblico delle grandi occasioni. Un lavoro dedicato all'universo femminile, la storia di Clara si snoda attraverso un viaggio nella rivisitazione del sé. Una storia che induce il lettore, scrive nella prefazione Angela Battaglia Monterisi, ad interrogarsi sulle vocazioni e sui destini della donna d'oggi. Come nasce Io Donna? Dunque, ad un certo momento della vita di uno scrittore viene fuori che cosa fare. Non si può banalmente ripetere sempre le stesse cose, no? Allora mi è venuta questa idea, proviamo a scrivere al femminile. Non è facile, perché l'universo femminile è impenetrabile, è difficoltoso, eccetera. Io ci ho provato, qualcuno mi ha già detto che ci sono riuscito anche bene, quindi adesso il responso ai lettori. Il libro l'ho letto tutto di un fiato, tra parentesi, quindi penso che quando i libri si leggono e non si abbandonano, non si mette quell'orecchio, come si chiama, a scuola, vuol dire che il libro funziona. Da consigliarlo più agli uomini o alle donne? Direi agli uomini, perché così forse si rendono conto che le donne hanno una forza che l'uomo non ha, e una, come si dice, una capatosta, che è quella che la tenacia, che è importantissima, e riescono tutto sommato a scuotersi, anche se dietro alle spalle hanno un fallimento, però con sforzo, ma ce la fanno ad andare avanti.